Toscana Lab, si è parlato anche di comunicazione digitale, di intoscana.it e anche di sport. Tra gli ospiti anche Odrello, campionessa di atletica, a breve un impegno importante, i campionati italiani assoluti a Grosseto. Esatto, è un campionato importante, un appuntamento importantissimo, anche perché anche in base a quello ci sarà una proiezione per una possibile partecipazione agli europei di atletica leggera a Barcellona. Perciò, insomma, mi sono allenata e ho avuto degli alti e dei bassi, però, insomma, credo, voglio dare il meglio di me a questi campionati. Sei tra le atlete che hanno partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2008, cosa ti porti dietro di quell'esperienza? Beh, è stata un'esperienza unica anche perché vedermi lì insieme a quegli atleti che vedevo solo in televisione, questi big dell'atletica, dello sport, è stato veramente bello e non smetterò mai di ringraziare il Signore perché mi ha veramente aiutato a raggiungere questo obiettivo. È stata una grande gioia per me, la mia famiglia, il mio allenatore, e è stato veramente bello. Ecco, qual è la persona più importante per te dal punto di vista professionale? Beh, sicuramente la figura dell'allenatore è una figura importante, anche perché passo quasi più ore con lui nella giornata che con la mia mamma. E c'è una grande, insomma, collaborazione, c'è una grande intesa, è un grande allenatore, anche perché è stato allenatore ai tempi con Vittori, che ha allenato Mennea, Paolo Fiorenza, insomma. È veramente una brava persona, è un grande tecnico. Qual è la tua giornata tipo a livello atletico? Quante ore impieghi nell'allenamento a livello giornaliero? Beh, dipende dai periodi. Durante il periodo invernale facciamo anche a volte mattina e pomeriggio. E comunque da lunedì al sabato, appunto come appena detto, mattina e pomeriggio. E chiaramente avvicinandosi alle gare si riduce il carico di lavoro e si cerca di fare il lavoro più sulla qualità. E quindi si riducono anche le ore d'allenamento. Adesso dopo Pechino punti dritta verso Londra 2012? Beh sì, mancano solo 2 anni e c'è tanto lavoro da fare, e c'è tanto da migliorare, ma non mi spavento, ho voglia di fare, ho voglia di raggiungere questo obiettivo e prego veramente che il Signore mi dia quella spinta necessaria per raggiungerlo.